Buonasera, buonasera e bentrovati a TGN Transport. Questa settimana eccezionalmente non andiamo in onda dai consueti studi di Telenorda a Genova in Piazza dei Ferrari, ma siamo a Savona, praticamente quasi all'interno del Palacrociere, alle nostre spalle vedete la torretta simbolo della città e anche Calata delle Vele. Proprio di Calata delle Vele parleremo con Paolo Canavese, direttore dell'ufficio territoriale dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e con Filippo Serafini che invece è il direttore dei lavori che ora vi andremo a spiegare. Partiamo allora proprio da Filippo Serafini che ci spiega qual è la situazione attuale di calata delle vele e quale sarà la situazione al termine dei lavori che state eseguendo. Tanto buongiorno, la situazione attuale di Calata della Vele è una situazione di una banchina che ha quasi 70 anni, perché negli anni 50 è stata rifatta, è stata rettificata tramite l'utilizzo di massi ciclopici che hanno permesso di portare il fondale a 9 metri di profondità, che è la quota nominale dell'attuale banchina. Ad oggi, questa profondità non è più compatibile con le navi di nuova generazione, e quindi l'autorità di sistema portuale ha previsto dei lavori di approfondimento per portare il fondale alla quota di meno 11. Questo approfondimento. È praticamente consentito solo grazie alla realizzazione di lavori di rinforzo strutturale dell'attuale banchina. Quindi, tramite l'infissione di una palificata che si chiama Combi Wall, dove stiamo abbinando pali di grosso diametro a palancole e la realizzazione di tutte le opere di banchina complementari per dare il lavoro finito. Ok, torneremo da Filippo Serafini, andiamo da Paolo Canavese, io le chiedo, le navi ormai sono sempre più grosse, lo sono le porta-container, lo sono forse ancora di più le navi da crociera che arrivano proprio qua a Savona, qua a Savona quelle di Costa che fa sempre nuove navi sempre più grandi. Un'operazione del genere perché è necessaria dal punto di vista del mercato, insomma vi consentirà di accogliere queste navi in modo sempre più efficiente e soprattutto vi consentirà di continuare ad accoglierle. Assolutamente sì, intanto... Eh, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente noi avevamo la necessità di fare un salto in avanti, quindi garantire comunque il porto di Savona e Genova alle navi di questa generazione e della prossima generazione che entrerà in esercizio a brevissimo. Già oggi noi avevamo difficoltà, come negli altri porti italiani, a questa classe di navi attuale. Adesso noi con questo intervento che eh, diceva il mio collega andremo sicuramente a traguardare navi per i prossimi 15-20 anni era necessario farlo, era stato programmato, la concomitanza con la nuova nave di Costa Crociere è diciamo così un'occasione ricordiamo un attimo cosa vuol dire la nuova nave di costa Croce? è la nuova nave che entrerà in servizio a novembre e che è previsto che venga comunque a fare il primo viaggio inaugurale a savona con l'inaugurazione a savona è una nave di ultima generazione ambientalizzata nel senso noi già su savona operavamo navi munite di eh, combustibile a basso tenore di zolfo e con eh, sistemi di abbattimento fumi all'interno delle cose oggi facciamo un salto avanti sulla linea dell'attenzione internazionale che stanno ponendo da questo punto di vista sarà una nave all'NG quindi con ulteriore riduzione delle emissioni e quindi diamo via una nuova diciamo, generazione di navi che correttamente devono rispettare in modo maggiore l'ambiente. Ecco. Allora abbiamo detto in apertura che noi siamo nel pieno centro di Savona che è anche un po' il bello di questo palacrociere perché di fatto arriva dentro la città. Chiaramente eh, questo porta dei benefici e anche una convivenza che come è il caso di Genova e come è il caso di La Spezia spesso è difficile. Ora entreremo sul tecnico con Filippo Serafini per capire che cosa tecnicamente viene fatto per mitigare il disagio che inevitabilmente si arreca alla popolazione che abita alle nostre spalle. Con però Paolo Canavese volevo chiedergli, più diciamo così, mi passi il termine, politicamente quali strategie sono state adottate, quale precauzioni, quali verifiche? Allora, già nella fase della prima progettazione si è tenuto conto delle tipologie di lavorazioni più moderne. Voi vedete qua dietro che abbiamo una macchina nuova, appena arrivata, acquistata direttamente all'impresa proprio per questo tipo di lavoro, per rispettare determinate prescrizioni che erano già oggetto iniziale di progettazione. Poi chiaramente, con l'avvio dei lavori si è migliorato quello che era il la teoria, nel senso che ogni zona poi ha delle riflessioni diverse e quindi a questo punto di vista il direttore dei lavori ha già provveduto con immediatezza a far raggiungere barriere fornassorbenti, a ridurre determinate eh, frequenze di vibrazioni, abbiamo monitorato, ma poi su questo sarà molto più preciso il collega. Andiamo a chiederglielo allora. Tecnicamente come avete monitorato, con quali strumenti, spiegati diciamo così eh, in modo semplice e che risultati avete ottenuto? Allora, intanto c'è da dire che già in fase di progetto sapevamo che le lavorazioni previste avrebbero generato rumore e vibrazioni. L'importante era avere il controllo assoluto che questi due parametri fossero all'interno di quelli previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le vibrazioni, già a livello progettuale avevamo provvisto un monitoraggio vibrometrico che abbiamo installato lato banchina, perché è la zona più prossima alle operazioni di cantiere e quindi era quello che proprio nelle vicinanze e nell'immediatezza poteva darci un'evidenza di quelli che sarebbero stati i parametri vibrazionali indotti dalle lavorazioni. Fin da subito abbiamo avuto diciamo, dei parametri positivi perché non sono mai stati superati i valori soglia previsti dalla normativa. Poi, a seguito di alcune lamentele che l'autorità di sistema portuale ha ricevuto da parte di eh, privati cittadini, amministratori di condominio delle palazzine circostanti all'edificio, perché come si può ben immaginare i lavori non sono a impatto zero, abbiamo provveduto, d'accordo col Comune, ad installare un ulteriore sistema di monitoraggio, in quella zona là, che sarebbe quella del centro storico di Savona, dove ehm, diciamo, chi eh, usufruisce delle vecchie palazzine eh, lamentava il eh, sentire vibrazioni e quant'altro. Posso dire che con. Ehm, esito positivo, eh, il monitoraggio che abbiamo effettuato ha rispecchiato eh, le letture che avevamo all'interno della palazzina, per cui c'è un propagarsi delle vibrazioni anche verso il centro storico, ma sono valori che sono di almeno un ordine di grandezza inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa. Di un ventesimo si può dire? Eh? Sì, sono circa 20 volte inferiori ad oggi rispetto a quelle che la normativa prevede eh, possano essere diciamo eh, accettabili. accettabili, esatto. Allora, siccome eh, il nostro TGN Transport eh, parte da Savona, però abbraccia come al solito tutta la Liguria, facciamo due brevi toccate e poi torniamo a Savona eh, e andiamo a Genova per parlare dell'ipotesi di un primo retroporto in Valpolcevera. C'è stato in settimana un incontro a Villa Serra di Comago, vediamo come è andata. Eh, non è una mera illusione qualcosa che il porto di Genova e la Val Polcevera devono chiedere in funzione di quelli che sono strumenti normativi e legislativi resi disponibili non soltanto dal decreto Genova ma dal nostro legislatore nazionale. Non dimentichiamoci che oggi la legge prevede la possibilità di costituire zone logistiche semplificate e dal nostro punto di vista si deve partire con questo nuovo processo di aggiornamento del territorio da una nuova. Sinergia tra porto e retroporto, iniziando dalla Valpolcevera. Beh, eh, basta guardare la storia, la storia l'ha sempre detto questo, ci sono molte attività logistiche nella Valpolcevera, quindi noi vogliamo che questo sia mantenuto, sia rinforzato e sia una parte dello sviluppo economico, non solo questo, ovviamente, ma questa è una parte importante che dobbiamo mantenere. Da Genova ci spostiamo a La Spezia, in realtà ci spostiamo a Monaco di Baviera perché al Transport Logistic, di cui vi abbiamo dato ampio resoconto nelle precedenti puntate, Conship ha fatto il punto sulle sue operazioni proprio nel suo terminal di La Spezia con progetti davvero interessanti. Vediamo quali. È evidente che però ci sono dei progetti in corso importanti in Italia come l'espansione del terminal di La Spezia dove eh, proprio pochi giorni fa è stato fatto un, un ulteriore passo avanti rispetto a un ITER che è comunque complesso perché la Spezia, un operatore privato, investirà più di 250 milioni di euro per espandere la capacità del porto fino, per il nostro terminal fino a più di 2 milioni di teo per fare questo con un progetto dove ci sostituiamo di fatto al pubblico no? per realizzare banchine, per realizzare nuove, nuove, nuovi piazzali. Eh, ovviamente bisogna fare le cose all'interno de, di quelle che sono attualmente le leggi, quindi come fosse un vero e proprio appalto pubblico. Questo fa sembrare ogni tanto le operazioni più complesse, ma in realtà è che ci vogliono gli step necessari. Quindi... La Spezia si espanderà: si espanderà per essere sempre di più un ghetto internazionale. Quindi abbiamo, sappiamo già che nei prossimi anni arriveranno navi che saranno ancora più grandi. Quindi, non soltanto quelle attuali da 16.000, ma arriveranno anche le 20.000, le 23.000. Quindi, bisogna essere pronti adesso, e l'azienda sta facendo. Intanto non solo lato banchina ma direi anche lato retro banchina perché come sapete poi contemporaneamente l'autorità portuale sta sviluppando il nuovo parco ferroviario, no? la nuova situazione di binari perché la Spezia dovrà una volta terminato il progetto di espansione almeno riuscire a fare un, tre, un container su due, movimentarlo via treno, quindi questo è l'obiettivo. In chiusura torniamo a Savona, praticamente alle spalle del Pala Crociere e sullo sfondo il centro storico della città. Eh, un grazie a Filippo Serafini, direttore dei lavori, che ci ha spiegato bene che cosa sta succedendo e soprattutto quali opere di monitoraggio si stanno eseguendo proprio nel centro storico. Chiudiamo con Paolo Canavese, direttore dell'ufficio territoriale, una battuta al volo, stiamo vedendo lavori anche al Pala Crociere di Costa, quindi anche Costa, oltre all'autorità portuale, continua a investire su Savona. Assolutamente sì, dunque c'è un adeguamento dalla parte strutturale del primo terminal per il, diciamo così, adeguarlo alle nuove normative anche di sicurezza, quindi di security e più che altro per diciamo, dare una risposta precisa alle nuove navi, alle nuove dimensioni, ai nuovi numeri che sono comunque previsti. Un secondo aspetto non in, di meno importanza sono stati sostituiti completamente i finger, quindi la parte diciamo, di caricamento dei passeggeri tra il terminal e la nave, che sono di completamente nuova progettazione, molto più sicuri, molto più capienti e che anche questi traguardano eh, i prossimi 10-15 anni. Con le navi che saranno di generazione maggiore, con un investimento da parte di Costa di parecchi soldi, siamo nell'ordine del milione e mezzo, due milioni di euro. Un'ultima cosa, proprio risposta secca, che mi sono dimenticato di chiedervi, i lavori che state facendo voi invece quando finiranno? Eh, bah, dovrebbero essere traguardati per comunque l'ingegnere, eh, credo per fine agosto, il grosso dei lavori e per settembre, ottobre tutta la parte di rifiniture, sovrastruttura, arredi. È così ha detto giusto? Sì. Okay. Allora abbiamo dato anche questo dato, grazie a Paolo Canavese, grazie, grazie a, a Filippo Serafini, grazie a tutti voi per l'attenzione, TGN Transport torna la prossima settimana.